Sono Laura Giovanna Bivione e oggi vi presento Posta dell'Arte, cartoline e francobolli d'artista. Ideata tra marzo e aprile del 2020 durante la chiusura totale causata dall'emergenza Covid, è una mostra pensata per creare connessioni, per accorciare le distanze, per materializzare un pensiero che avvicini chi è lontano fisicamente ma è vicino al nostro cuore. Perché diciamocelo, è così bello ricevere qualcosa nella buca delle lettere che non sia la solita bolletta da pagare o un volantino pubblicitario. Iscritti al concorso, gli artisti presentando i loro lavori hanno aderito a un progetto più ampio e articolato che ha tra i vari obiettivi il coinvolgimento attivo del pubblico, il quale, invitato ad esprimersi con tre preferenze, si è impegnato più attentamente ad osservare le opere esposte. Lorenzo Baldoni con Attesa e spensieratezza, Mirko Bedani e Aurora Troletti con La Passi Ganzi, Julien Bertolin con Tramontana, Luciano Caggianello con Saluti da remoto, Sandro Chinellato con Destini incrociati, Roberto De Luca con Esperienza interiore e Sensazioni di quarantena, Lara Favaro con Saluti da Alfa Centauri, Davide Ferro con Folla dopo una quarantena, Claudia Lodolo con Postcard, Maria Grazia Lunghi con Tre Lune, Graziella Lupieri con L'importanza di ciò che non si nota, Maurizio Martinelli con Fammi volare libera, Guglielmo Mattei con Saluti da Roma, Alessandro Mellana con Green Economy, Antonio Miralli con Un dipinto dalle stelle, Nadia Nucci con Aer Cavallo e Velocità equina nello spazio, Alessia Paci con Light Toad, Lorenzo Pantile con Modern Time, Alberto Pinellini con Saluti da casa mia e Casa mia, casa mia, Sabrina Ramacci in Arte Rami con Baci e abbracci, Francesco Rosato con L'ora d'aria, Sabrina Spreafico con Not to Forget, Matteo Trentin con I'm Too Glad to Trip in Front of You. Hanno ideato cartoline e francobolli per superare le distanze, mezzi analogici che sono diventati un pretesto per creare composizioni grafiche e opere d'arte. La mostra sarà visitabile sul sito di Studio Lab 138 e fisicamente fino al 9 gennaio 2021 nello spazio espositivo di Pavona, salvo nuove disposizioni causate dall'emergenza Covid.